Allora, ciao Addicted, benvenuti nell'anteprima della Degusta Box di marzo, che comunque sicuramente starà arrivando anche a voi a casa. Vi faccio vedere, questo è il leaflet nel quale appunto c'è scritto tutto quello che troviamo questo mese. Io vi ricordo che con il nostro codice Box Addicted e seguendo il link che vi lascio potrete averla ad un prezzo minorato, per meglio dire, a metà prezzo. Ma andiamo a vedere che cosa contiene la Degusta Box del mese di marzo nel dettaglio. Allora, come potete vedere, ci sono innanzitutto i bake rolls di Tuk. Abbiamo due confezioni, uno original e un altro al pomodoro e olive. Vi dico anche il costo di questi prodotti, che è di 1,79 euro ciascuno, e li trovate tutti e due all'interno della box. Scusate per questo unboxing casalingo. Vado avanti. Beh, i miei sono sempre casalinghi, non è che sono professionali, però voglio dire, più casalingo delle altre volte. Poi abbiamo Odeggio Rosaiva, grano fondente, frollini integrali con gocce di cioccolato fondente. Questo qui invece ha un costo di 2,39 euro, quindi un pacco di biscotti. Poi ve li faccio naturalmente rivedere tutti insieme. Poi abbiamo una tavoletta di cioccolato Lindt classico che sta 1,79 euro. Poi ancora abbiamo una confezione di quadratini alla nocciola, quindi sono dei wafer. Qui vi dico, potete trovare o questi oppure i multicereali. Sì, esattamente. I multicereali sono tutti, il gusto è o è hazelnut, quindi con crema alle nocciole, o al cioccolato. Quindi io ho trovato questi qua a nocciola, che faranno felici il mio compagno che ama la nocciola. Poi abbiamo i Kellogg's Extra, cacao e crema di nocciole, che sono delle barrette, tre barrette, ed è il prodotto che costa questo 3,09 euro. Quindi per fare colazione, per qualsiasi evenienza, diciamo. Il prodotto che del mese, che è il fusillo trafilato al bronzo di pasta al mando, questa pacco da 500 grammi che costa 1,49 euro, quindi bello consistente. Poi magari vi riepilogo tutto. Poi abbiamo le dietoralle, wow, senza zucchero, alla liquirizia gommose, che costano 1,57 euro. E poi ancora, qui c'è da aprire, ma già so che cosa c'è. Allora, questo è un mese molto goloso. Non ricordo se era dedicato, se fosse dedicato alla colazione, però comunque vedete che c'è la crema spalmabile Lindt fondente, che costa invece, aspettate un attimo che ho coperto il leaflet, ve lo dico subito, 3,99 euro. Quindi anche se insomma una bella botta, però comunque è fondente, quindi perlomeno un po' meno male dovrebbe fare la dieta. Se quale dieta? Whoops, dieta. E infine Deto di Andrea Milano, un infuso di aceto di mele con zenzero e curcuma biologico da 500 ml che costa 4,99 euro. Allora, aspettate che voglio ricapitolare per vedere che cosa c'era in questa Degusta Box. Allora, ecco qua il riepilogo di tutto quello che abbiamo trovato all'interno di questa Degusta Box, che vi ricordo, con il nostro codice Box Addicted potrete avere al 50% di sconto. E cioè lì Rosaiva grano fondente, due confezioni di Tuk bake rolls, uno original e uno pomodori e olive, un Kellogg's Extra per tre barrette, una barretta Lindt di cioccolato al latte, i quadratini della Loacker che potete trovare o alla nocciola oppure al cioccolato, una confezione di Andrea Milano, che questo veramente volevo andare a vedere un attimo, e uno shot quotidiano di benessere diluito con acqua e ghiaccio, oppure un drink, diluito con acqua e ghiaccio per un drink, oppure come condimento anche per le verdure grigliate, quindi questo può essere usato in tutti i modi. I fusilli trafilati al bronzo di pasta Armando, le dietorelle senza zucchero alla liquirizia, questa meraviglia che è la crema spalmabile al fondente di Lindt, ed è tutto. Vi ricordo che potete entrare nel nostro gruppo Box Addicted, dove
scambiamo codici sconto, ma ne abbiamo anche di esclusivi, e quindi dove potrete trovare l'occasione non solo di scambiare anche i prodotti magari che non usate delle varie box, ma anche di approfittare appunto di alcune offerte che magari noi riusciamo a condividere per primo, collaborando tutti insieme. Io vi ringrazio, vi lascio il link nella box informativo anche per la degusta box, e ci vediamo la prossima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa degusta box. Ciao ciao!